Onorevole Cantalamessa, oggi in visita nel Vallo di Diano, qual è la sua impressione, prima impressione di questo territorio? Meravigliosa, ci sono stato più volte, io sono napoletano, andavo a villeggiare a Palinuro, quindi una volta quando non c'era la superstrada si passava per alcuni di questi paesi, una terra incredibile, dei sapori, dei colori meravigliosi. Purtroppo la politica da queste parti, come in tante altre parti della Campania, ha alimentato i bisogni delle persone per trarne vantaggi. Noi intendiamo fare l'opposto, nel senso che intendiamo prima di tutto ascoltare i cittadini per poi provare a dare delle risposte. Ecco, lei questa mattina è stato in visita anche all'ospedale Luigi Curto di Polla, quindi il tema della sanità al centro della politica e soprattutto di quella che viene definita una nuova politica. Sì, che poi diciamo, se vogliamo, è l'unica politica con la P maiuscola, quella di ascoltare i cittadini prima di tutto, e ascoltare i cittadini significa ascoltare prima di tutto le fasce più deboli, quindi malati, disabili, disoccupati, persone che sono state, la cui sicurezza è stata messa in discussione, ascoltare tante di queste persone e vedere l'ospedale di Polla che meraviglioso, funzionale, ma con una carenza di organico, con una carenza di medici, che di fatto rende questo ospedale operativo nel 30-40% rispetto alle potenzialità, sarà una delle tante battaglie che proveremo a portare avanti. Lei ha avuto un dialogo anche con il direttore sanitario Mandia questa mattina, cosa vi siete detti nello specifico? Abbiamo parlato proprio di questo, abbiamo parlato della carenza dell'organico, abbiamo parlato della funzione nevralgica che ha questo ospedale, perché a ridosso dell'autostrada, quindi non riguarda solo la cittadinanza e i comuni limitrofi al comune di Polla, riguarda comunque, intacca e interessa anche la Basilicata. Il problema fondamentale resta il problema della mancanza di risorse, pochi medici per una platea di persone che hanno bisogno di una giusta assistenza pagando una spesa sanitaria profumata, per cui è un diritto di questi cittadini avere un'assistenza sanitaria che è garantita in parte dall'alta qualità delle persone che ci lavorano, ma sono in numero insufficiente. Si parla anche di flussi migratori, la provincia di Salerno e nello specifico anche il Vallo di Diano ospita un numero notevole di giovani, ma cosa si dovrebbe fare appunto per arginare questa questione? Noi viviamo in uno stato dove fino a poche settimane fa si spendevano 5 miliardi all'anno per far andare via 150.000 nostri figli, per far entrare 180.000 persone delle quali non si sapeva nulla. Ne sono stati previsti 10.000 in Campania pochi mesi fa per un decreto firmato dal ministro degli interni, dall'ex ministro degli interni Marco Minniti, che prevedeva delle agevolazioni a dei comuni che avviavano al mondo del lavoro 10.000 immigrati, ed è una follia in una regione dove la disoccupazione giovanile supera il 50%. Noi abbiamo cominciato con il nostro ministro degli interni Matteo Salvini, il nostro leader, della settimana con la prima nave ad invertire la rotta. Per carità, chi ha bisogno di un rifugio politico, porte aperte, donne e bambini a disposizione, non ci stiamo a far vedere, però a vedere i nostri figli andare via e spendere 1.500 euro al mese per ragazzi dei quali non sappiamo nulla, che vengono qui, li vediamo vestiti bene con le cuffiette, che rubano i nostri posti di lavoro e mettono uno stato di ansia nelle tante donne e nei tanti bambini che li incontrano per strada, ancora di più nei comuni piccolini come questi, dove stiamo assistendo a un fenomeno che è preoccupantissimo: nascono sempre meno bambini e i giovani vanno via, quindi stiamo assistendo a una sostituzione di fatto delle popolazioni di queste terre meravigliose. Ecco, a tal proposito un'altra cosa, nell'ultima tornata elettorale senz'altro c'è stato un successo della Lega con Salvini Premier, un successo che va registrato anche nello specifico nel Sud Italia, e testimonianza nel Vallo di Diano lo è la presenza di Giuseppe Vitolo con il suo coordinamento. Come giudica questa nuova, diciamo, tendenza verso una determinata area politica? Ma quando parliamo di
identità, di territorio, di attaccamento alle proprie radici, è chiaro che i giovani come Vitolo, piuttosto che il nostro segretario provinciale Mariano Falcone, rappresentano al meglio quello che vuole essere una congiunzione tra passato, tra tradizioni e futuro. Il fatto che la Lega abbia scelto un sottosegretario per il Sud e l'abbia scelta Campana su mia indicazione, credo la dica lunga su quanto questo partito, che non vuole cancellare le tradizioni, anzi esaltarle, voglia prestare ascolto alla nostra terra. È chiaro che a noi, a tutti noi, è dato il compito di unire le tante persone che si stanno avvicinando, con la consapevolezza che un futuro migliore per questa terra è possibile solo se le persone che vivono in questa terra lo vorranno veramente.